Che bello vedere vincere gli Stocks oggi, gran bella partita, complimenti. Grazie, chi ha segnato oggi, che è stato allora, il vero eroe? Tre dispense, quindi lui il vero eroe. Poi uno, ognuno della squadra, uno io, grande uno dietro, uno scambio, un gnomo, che sarebbe Sorce. E basta, è una cucina, è un Roberto. Ah, dai, cavolo. Bruparelli intanto però segna e continua a essere il miglior goleador della squadra. Ma anche quella con dispensa, siamo a pari meno. Ah sì? Comunque oggi non vedo né Di Giovanni e Capitan Rizzo, saranno scappati sicuramente la strada e ci siete voi. Allora, raccontatevi un po' dettagliatamente la partita. È stata una partita che all'inizio è stata un po' sofferta perché loro erano messi bene in campo, pressavano pure molto e noi avevamo difficoltà a giocare la palla. Poi invece ci siamo un po' rilassati di più, abbiamo trovato un gol che ci ha sbloccato che è stato per un errore del portiere loro, che ha giocato palla in pratica un difensore ma l'ha passata, e tu l'hai ringraziato. Ringraziato, hai insaccato e da lì la partita diciamo che è stata in discesa. Loro provavano a recuperare, noi partivamo e segnavamo. Poi mi hanno chiesto di fare un gol a te 5 minuti così, non ho delle sue attese. E quindi poi è andata tutto bene alla fine. Peccato per i gol subiti perché si potevano anche evitare, però. In una partita tra loro. Situazione in classifica ora? È medio alto. Medio alto. Questa partita si doveva vincere per cercare di salire. Intanto sembrate che potete puntare playoff, però ogni tanto cadete. Questi crolli, però. Quando siamo così possiamo dare il filo da torcere a tutti. E non fatto no perché ci, che ci penalizza. Non ci penalizza nel turnover. Però come quando capita che siamo così in forma. L'importante è che ci divertiamo tutti. Sì. Prossimo turno Yoga Bonito. Sono gli ultimi in classifica. Sì. Sì. Noi, queste cose ci spaventiamo. Infatti, noi con gli ultimi perdiamo sempre. Infatti, con i banalissimi l'anno scorso. L'anno scorso, banalissimi, nessuna vittoria. Hanno giocato contro di noi. Hanno vinto. E hanno vinto. Quindi, per questo punto di vista, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Dobbiamo cercare di giocare tutte alla stessa maniera. Va bene. Ok ragazzi, allora complimenti e salutatemi Rizzo e Di Giovanni che sono scappati allo stadio. Grazie ragazzi, ciao ciao. Questi Sarrisburgo, niente, solo un punticino nelle ultime cinque partite e poi tante sconfitte. Caruso, non vorrei dirlo, ma non è forse può anche il vostro portafortuna Capillo. Anche con Capillo si perdeva. Appunto. Con Capillo però appunto. Comunque, al di là dei scherzi, oggi abbiamo trovato una squadra organizzata perché come al solito giocavano da anni, io lo sapevo. Sì, tu lo dicevi, vinciamo. No, non è vero, non l'ho mai detto. Basta, stavolta non l'ho mai detto. Perché comunque sapevo che era una squadra organizzata, l'anno scorso hanno battuto i Zenit, che erano molto favoriti per il titolo. E niente, oggi come abbiamo giocato, Borruso? Abbiamo giocato bene. Ieri abbiamo messo cattiveria secondo me alla fine, quando ci stavamo perdendo di un po'. Poi c'è stata ammonizione di Loforti, vabbè, cos'è che capita? Niente, non c'è proprio niente a dire, amareggiato al massimo. Siamo a mare, vero, mai stato così. Ma non c'è gioco, non c'è niente. Non c'è gioco. Come bisogna affrontare ora questo campionato? Ma io personalmente, loro non sono d'accordo, io prenderei un attaccante. Io personalmente, poi loro cerchiamo sostituti. Siamo dei, 8, dei sostituti. Siamo 8, però. Siamo 8 pippe. Diciamo. Qua ci vuole una scossa, un qualcosa ci diciamo che vi faccio ritrovare. Volevo prendere Marco Cannilla, ma ho saputo che è stato radiato. Non lo sapevo. Chiedo scusa a Pierre Ivan. Se vuoi taglia. Questa la tagliamo. Ma tagliamo. Vabbè. Comunque, prossimo turno però ci sono gli special five. Bisogna andare avanti. Comunque. Un'altra sconfitta. Avanti però con fiducia. Io non riesco a capire come sono andate. Gli Elfish oggi hanno vinto. Quindi siamo penuri. Diciamo quelli che sono più o meno come voi, vedi Brasileiros che ancora non riescono. Noi non ce lo sappiamo spiegare il perché. Perché comunque sì, ripeto, l'ho detto mille interviste, i singoli ci sono. C'è lui che è forte, lo forti. C'è anche Osso Pizzuto, levati e se la cava. Bisogna diciamo mettere insieme meglio gli ingredienti. Non riesco a spiegarvelo il perché. Vabbè. Perdiamo tutto. Dai, ci vediamo sabato prossimo allora, ok? Sabato mi ho da giocare cavallo. Magari con una bella vittoria, dai. Certo. Dai Caruso, dai. C'è il compleanno di signorino, quindi. E allora. Chi è il signorino? Mitch. Auguri, signorino. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.